Rapini è leader, il passo è breve, se poi il rapper è anche giudice del talent del momento. Il gioco è fatto. Federico Leonardo Lucia in arte Fedez da qualche settimana seduto al tavolo dei giudici di 10 Factor è il personaggio del momento, non tanto per il fatto che riesce a commuoversi e non si vergogna a piangere davanti a milioni di telespettatori per una voce particolarmente bella, quanto per la sua discesa in politica. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, a Fedez quello che è di Fedez. Lui ha semplicemente scritto l'inno del Movimento 5 Stelle, certamente non lusinghiero nei confronti delle istituzioni, ma altre colpe non ha e non avrebbe certo voluto forse sollevare polveroni, ma trovatosi chiamato in causa non ha esitato a rispondere come si suol dire per le rime. Il cantante rapper Fedez e i suoi tatuaggi. Il rapper Fedez: io non sono a 10 Factor per fare propaganda e ami l'ho fatta, ma da cittadino ho le mie idee politiche e non ho nessun motivo per tenerle nascoste. Il fatto che per averle espresse si chieda la mia testa ci riporta indietro di 60 anni alla censura e al fascismo. Aveva detto sdegnato della notizia che alcuni parlamentari del PD avevano chiesto a Schinarete, che trasmette X Factor, di prendere nei suoi confronti provvedimento. La polemica non ha nemmeno fatto a tempo a spegnersi che il rapper milanese, tanto per buttare benzina sul fuoco, si è fatto ritrarre sui social network in un selfie con la scritta cancelletto STOPINVASION e della Lega Nord, in occasione della marcia contro l'immigrazione clandestina organizzata dal segretario Matteo Salvini a Milano. Un'uscita questa che non ha sortito l'apprezzamento di Salvini. Mi dicono sia il rapper dell'inno di Grillo, oggi non sarà con la Lega a Milano. Cio mi riempie di gioia, ha twittato, salvo poi vedersi rispondere: non sarebbe meglio andare in Tanzania a cercare 40 milioni di euro di rimborsi elettorali, che dovete sparire. E siccome un politico non bastava ci si è messo anche il vicepresidente del Senato Maurizio Gaspari, il quale ha pensato bene di rispondere in tempo reale. Cioè questo coso dipinto ha avuto qualcosa da ridire, e come se non bastasse, indubbiamente quel cancelletto COSODIPINTO ispira pena, si fa orrore e si nasconde a se stesso. Uno che tratta così il suo corpo chissà come ha trattato il cervello, credo sia già una gioia non essere ridotti come lui. Gaspari non è nuovo a pessime figure sui social network, ma questa volta senza entrare nel merito della questione, ha passato il segno rispondendo in malo modo a una femminorenne sovrappeso, che difendeva Fedez, il quale ovviamente ha lanciato i suoi strali senza esclusione di colpi, ai tempi in cui i cantanti cantavano e i politici governavano da VIP.